Con l'arrivo dell'estate le città si svuotano e per chi resta, soprattutto per gli anziani, cresce il rischio di diventare il bersaglio di truffatori senza scrupoli. Statisticamente il periodo estivo è dunque un momento nel quale, anche nel Vallo di Diano, è necessario prestare la massima attenzione per non restare vittime di uno dei reati più odiosi, quello della truffa. Nel territorio valdianese si sono ad esempio verificati casi della truffa dello specchietto, con i malviventi che fingono di riportare danni alla propria autovettura incrociando sulla strada la vittima prescelta e si fanno pagare una quota in denaro per il finto risarcimento. Nella truffa del pacco, invece, i truffatori, dopo una telefonata che allarma le vittime, si presentano a casa e dicono di dover consegnare un pacco con della merce ordinata da figli o parenti. Agli anziani viene chiesto di pagare una somma, che ovviamente finisce nelle tasche dei delinquenti. In altri casi i truffatori telefonano spacciandosi per agenti di polizia di Stato o per avvocati, annunciando un incidente da parte di un figlio o di un congiunto. I truffatori richiedono un pagamento per evitare l'arresto del parente che sarebbe risultato privo di assicurazione. Ovviamente non c'è nulla di vero. E poi ci sono i falsi dipendenti INPS, Enel, Telecom e anche falsi elettricisti, poliziotti o idraulici. I truffatori cercano di introdursi in casa degli anziani presentandosi con finte qualifiche professionali per sottrarre loro del denaro per finti contratti o inesistenti prestazioni a domicilio o anche semplicemente per derubarli dopo averli distratti. Da parte dei carabinieri della compagnia e della stazione di Sala Consilina, da noi contattati, arriva il consiglio a chi resta in paese a prestare la massima attenzione nel periodo estivo alle possibili truffe e anche alcuni semplici consigli. Il primo è di non farsi prendere dall'emotività del momento e di verificare sempre le informazioni ricevute. Se ci si sente minacciati è importante chiamare subito il numero unico di emergenza, il 112, senza temere o vergognarsi. Meglio un falso allarme che una truffa subita. I truffatori, di solito, vista la mala parata, si daranno alla fuga senza pensarci due volte. Di norma questo tipo di malvivente lavora in coppia usando modi gentili ma molto decisi e cercando di disorientare la vittima con le chiacchiere. Spesso conoscono il nome della vittima e fingono di conoscere anche i figli o altri parenti. Ed è bene sapere, sottolineano i militari dell'arma, che enti come INPS, INAIL e ASL non hanno personale che faccia visite a domicilio. Quindi non bisogna aprire la porta a chi si presenta come ispettore per accertamenti sul ticket sanitario, controllo di documenti o annuncio di rimborsi. Altrettanto improbabili sono visite da parte di impiegati delle aziende di servizi come gas, acqua e telefono. Infine, se possibile, sarebbe bene cercare di fare attenzione ai dettagli, la figura del presunto truffatore, l'accento, la presenza di un'autovettura, qualche numero della targa, tutti elementi che dopo il tentativo di truffa possono essere utili per l'individuazione del malvivente.